I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato un castelvetranese di 29 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente. I militari operanti hanno documentato, in poco tempo, diversi episodi di violenza che l'uomo ha messo in atto nei confronti della madre, la quale, esausta, ha deciso di rivolgersi al comandante di stazione per chiedere aiuto. In ultimo, il 29enne si è reso responsabile, a seguito del rifiuto della donna di dare dei soldi e le chiavi della macchina, di averla strattonata facendola rovinare a terra e di aver messo a soqquadro l'intera abitazione, distruggendo diversi soprammobili. L'uomo è stato pertanto deferito all'autorità giudiziaria. Nel territorio di Marsala, invece, i carabinieri della stazione di San Filippo, dopo una certosina attività di indagine, in esecuzione di un ordine di applicazione di misura cautelare, hanno sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da persona offesa un marsalese di 41 anni, a seguito di reiterati episodi di minacce e molestie da parte dell'indagato nei confronti dell'ex compagna.